Oggi sono ritornata con un nuovo video acquisti perché se non avete visto il video vlog Zoomarin, dopo questo video andate subito a vederlo e mettere un like, mi raccomando. E oggi vi farò vedere gli acquisti che ho fatto appunto a Zoomarin. Quindi no, perdiamoci in chiacchiere e vi faccio vedere gli acquisti. Allora, la metto qua la busta così non dà fastidio. La prima cosa che ho comprato è che ho detto anche nel vlog, la foto bianca! Guardate quanto è carina, poi è morbidosissima, guardate. C'è anche la scritta, la scritta Zoomarin qua, il faccino c'è i baffetti ed è bellissimo. Lo metto qui così ci fa compagnia durante il video. E ho messo anche l'unicorno qui così fa scenografia. Poi, comprato questo astuccio, niente, cioè un astuccio perché mi ispirava, era troppo bellino, con tutti gli animaletti di plastica. Ci sta il fenicottero, pappagallo, foca, delfino rosa, delfino grigio, delfino azzurro, pinguino, aquila e tartaruga. E vedete, è davvero molto carino. Dietro si può mettere anche nome, cognome e classe. Davvero molto carino. Poi, qua sono miliardi di foto che vi faccio vedere dopo. E poi, come ultimo oggettino, questo qui, non mi ricordo come si chiama, questo personaggino del delfino azzurro con le onde sotto, qui c'è anche scritto Zoomarin e si può appoggiare sulla scrivania, sulla mensola, ovunque. E io lo appoggio qua. Vabbè, poi lo toglierò ovviamente da là. E ora partiamo con le foto. Le foto sono 1, 2, 3, 4, 5. La cosa che ho speso di più non sono tutti questi oggetti messi insieme, ma le foto, perché sono 7 euro l'una. Che però io non so resistere, quando si fanno le foto tu le devi vedere, te le prendi, no? Perché sono belle. Comunque, partiamo dalla prima foto. Le custodie sono tutte quante uguali, infatti sono così e così, quindi le faccio vedere una volta. La prima foto l'ho fatta con mia mamma sui tronchi, perché avevo già fatto un giro con i miei genitori, però poi l'ho fatto un altro solo con mia mamma perché c'era una fila lunghissima. E niente, siamo io e lei sui tronchi, spero che si veda, e ci sono io sempre che faccio... Magari la gente pensa chissà che sta succedendo perché sono io che urlo. Poi abbiamo la prossima foto. Ci siamo fatte la foto con il delfino. Cioè, il delfino stava qua, davanti a me. Io tipo, ma la posso accarezzare? No, si deve pagare per accarezzarlo. È un cattivo signore. E comunque niente, mi sono fatta la foto che il delfino stava quasi a 1 metro da me, anzi di meno. Guardate. Se avevo un delfino di 1 metro, ragazzi, che c'era. Che poi sembra finta questa foto, il delfino è vero, ragazzi, ve lo assicuro, è vero. E ne ho fatta una anche con i miei genitori. E la stessa foto. Poi, questa è la terza foto, ora passiamo alla quarta foto, ho fatto 5 foto. La quarta foto è sempre io e i miei genitori, però qui invece abbiamo il delfino sopra la testa. Questa era col vetro e poi abbiamo scoperto che si poteva fare da vicino, quindi ovviamente abbiamo fatto da vicino. E l'ultima foto dovrebbe essere questa. Sì, siamo io e mio padre sull'Arachiri. Infatti, nel vlog una di voi, non mi ricordo il nome, mi ha scritto: ma c'è ancora il gommone? E ti ho anche risposto. E se non hai visto la mia risposta, comunque, sì, c'è ancora il gommone. E infatti abbiamo fatto la foto che siamo io e mio padre. Io l'anno scorso, perché ce n'è anche l'anno scorso, non sapevo che facessero la foto anche a questa giostra. Quest'anno l'ho scoperto e quindi mi sono presa la foto anche di questa giostra. Quindi ragazzi, spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Io e la mia foghetta bianca vi salutiamo e ci vediamo nel prossimo video. Un bacione a tutti! Mua!